Signora Contessa, buonasera. Prego. E niente, mi hanno messo un tubo nel naso che andava fino alla bocca dello stomaco, no? E comunque mettevano acqua e sale, comunque grande quantità. Io mi sentivo di salire tutto questo manciano che mi saliva, che mi usciva dalle orecchie. Sì, posso dire la verità, è roba mia organica e mi faceva schifo. Pensano poco. Ma perché non mangi? La tua storia è così coinvolgente. Principessa, gradite un pezzo di Beethoven? Ma magari giusto un pezzettino, no? Se no siamo poi ci gonfiamo e non ci mangiamo più niente, no? Invece quello che ti volevo dire a te, se è possibile, se apriamo un po' con le danze, piglia una bella focaccia, la metti a centro con un po' di prosciutto crudo, capito? Di sfizio ce lo mangiamo vicino. E se magari buttate pure un po' di fantasia, di frittura, un po' di arancine, capito? Pasta cresciuta, zeppola, panzarotto e un po' anche di quelle olive che sono buone, le olive tuscolane. Ascolane. E tu mangi di quelle là, e a me le porti quelle tuscolane che pure sono buone. Tu lo mangi la frittura. Vabbè, tu poi se lo vedi, poi te lo mangi, capite? Che è fatta così, va bene? Bene. Allora, principessa, prima serviamo gli escargot, va bene? Non lo so, se sono arrivati prima di noi, capite? Prima loro. Basta che comunque non ci tenete qua appesi, perché a fine che non ci mangiamo più niente, o no? Anche se noi, se mi sbaglio, abbiamo una prenotazione proprio a nome principessa, là, sul libro degli apostoli, là avanti, lo dovrebbe tenere scritto. Bene. Bene. Principessa? Principessa. Amico! Dica, messia. Certamente, vicino alla frittura, se è potabile, un poco di ketchup, un poco di maionese e un poco di quella salsa buona, quella barbecue, quella fumée. Bene. Beh, alla grande, frate, va che sta lavorando benissimo. Sì. O frate, cosa? Cosa? O frate. Uè. Principessa. Principessa. E tu chi sei? Il sommelier, messia. Capite chi è? Sì. E chi è? È il sommelier. Oh, Maria, e che fa? Assaggia il vostro vino. Ma come, noi lo paghiamo e tu te lo bevi? Ma chi so, vero sta facendo? Ma poi sapi, ma quanto prezzo? No, tutti quanto prezzo, non mi era soddisfazione, quanto prezzo? 1950 euro. Ma, signore, non è il prezzo, è la data? Pazzi, è pure scaduto. Mi devi fare un piacere, andremo, poi si andremo, vi? Ci ho dicappato. Non mi piace come stai lavorando tu. 1-0 per te. Via. Vai, vai, vai. Pardon, messie. Vedi, richiamano poco qualcuno. Come fa il suo mestiere? Qui. Principessa. A me, ma pensa loro, Principessa. Parla solo con te. Principessa, veramente. Cioè, mi dispiace che comunque un poco di grezza, un po' di cose così. No, tranquillo. La tua spontaneità mi piace tantissimo. Ne passerei altre 1000. Di serate così. Fa piacere, perché poi sono uno che nella comitiva io piaccio di battute, di simpatia, a bazzialetto, quando sono un poco triste. Ehi, arrepigliatene poco! Cioè, mi piace vedere la gente giù, mi piace da sempre su. Sì, hai un fascino. Dici, a parole tue, come ti viene, a me sono problemi. Sono pronto a tutto, dici. Misterioso. Ti avvolge. Vista, forse ti è scivolata la mano perché sei incrociata, diciamo, nella mia. Cioè, me ne sei d'accordo oppure un fatto? Sì. L'avete fatta appositamente, diciamo. Ti posso dare un bacio? Ma così, ma momentaneo. Cioè, davanti ai mutuanti qua. Ecco, ma non puoi. Vieni un po' nelle carni, vieni. Io vi faccio male. No, ve lo voglio dire, vi faccio vedere proprio i canguri a motore. Quelli là proprio fanno. Quelli che fanno. Un canguro a motore. Vogliamo ordinare il dolce? Principi. Io blocca zona cardiaca. Volete il dolce? Sì. Ma vuoi picchi? Così subito ci vuole a sto pensiero. Principe, ricordatevi canguro. Mamma, mangia qualcosa, dai. Che cosa hai, mamma? Ho detto un boccone. Non va bene, sono portata da un medico.
come può? Ma che mi hai portato? E sarà la torta della nonna. Aspetta. Signora! Non vi muovete! Ho vi sblocchi! Signora! Signora! Spicciate un po'. Signora! Sì, mi dovete smanettare un po'. Dai! Accelerà! È tipo un bennamento. È tipo così. Signora!